Attenzione alla parola e leggiamo stasera nel secondo libro delle cronache, capitolo 7, iniziando la lettura dal primo verso. Dio sia lodato! Quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici, e la gloria del Signore riempì la casa. I sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla casa e si chinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento e lodarono il Signore, dicendo celebrate il Signore perché Egli è buono perché la sua bontà dura in eterno. Poi il re e tutto il popolo offrirono dei sacrifici davanti al Signore. Il re Salomone offrì in sacrificio 22.000 buoi e 120.000 pecore. Così il re e tutto il popolo dedicarono la casa di Dio. I sacerdoti stavano in piedi compiendo il loro servizio. Così pure i Leviti con gli strumenti musicali consacrati al Signore che il re Davide aveva fatti per lodare il Signore, la cui bontà dura in eterno, quando anche Davide celebrava con essi il Signore. E i sacerdoti suonavano la tromba di fronte ai Leviti e tutto Israele stava in piedi. Salomone consacrò la parte centrale del cortile situata davanti alla casa del Signore. Là, infatti, offrì gli olocausti e il grasso dei sacrifici di riconoscenza, poiché l'altare di bronzo che Salomone aveva fatto non poteva contenere gli olocausti, le offerte e il grasso. In quel tempo, Salomone celebrò la festa per sette giorni e tutto Israele con lui. Ci fu una grandissima assemblea di gente venuta da tutto il paese, dai dintorni di Camat fino al torrente d'Egitto. L'ottavo giorno fecero una riunione solenne perché celebrarono la dedicazione dell'altare per sette giorni e la festa per altri sette giorni. Il ventitreesimo giorno del settimo mese Salomone rimandò alle sue tende il popolo allegro e con il cuore contento per il bene che il Signore aveva fatto a Davide, a Salomone e a Israele, suo popolo. Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo con tutto il cuore perché c'è gioia nel cuore. C'è gioia perché tu sei presente, sei in mezzo a noi, ti sentiamo vivente, o oh Signore. C'è gioia perché ci troviamo dinanzi alla tua parola. e La tua parola è una benedizione per noi. Ti preghiamo, mentre meditiamo questa parola, rivelati al nostro cuore. Parlaci stasera, abbiamo bisogno di ricevere un messaggio che venga da te, che ristori il cuore, ma che ci dia grazia di, di aiutarci a crescere nella conoscenza del tuo figliolo Gesù. Ti vogliamo pregare in modo particolare per chi è in questo luogo per le prime volte, o oh Signore, fa che il cuore sia reso disponibile dallo Spirito Tuo Santo per intendere le Scritture. Noi ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. Soffermerò l'attenzione sui primi versetti che ho letto, che voglio rileggere. Permettetemi di rileggere i versetti sui quali ci soffermeremo stasera. Quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici e la gloria del Signore riempì la casa. I sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla casa e si chinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento e lodarono il Signore dicendo celebrate il Signore perché Egli è buono perché la sua bontà dura in eterno. Queste sono le parole che mi hanno catturato il cuore mentre meditavo per il culto di, di questa sera. E l'attenzione la voglio porre su un, un luogo, qui la, era il Tempio, ma è una figura della Chiesa, un Tempio ripieno del fuoco e della gloria del Signore. Il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici, la gloria del Signore riempì la casa. I sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. E tutti, tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla casa e si chinarono di faccia a terra, si gettarono sul pavimento per adorare il Signore perché videro la gloria di Dio e videro il fuoco scendere dal cielo ed entrare in quella casa. Gloria al Signore. Possiamo unire questo testo? a un testo che troviamo nel libro degli atti degli apostoli e ancora prima degli atti degli apostoli in Matteo, quando Giovanni presenta Gesù e nel presentare Gesù nel Vangelo di Matteo dice io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Parla di un'altra gloria e di un altro fuoco che riempirà altri templi che sono i credenti, che sono i figliuoli di Dio. Il fuoco, stasera parleremo di fuoco, comincia a rinfrescare l'aria e quindi si comincia a desiderare molto spesso. Soprattutto la sera, chi vive un po' nelle zone più alte, il fuoco. Questo fuoco mi fa pensare al caminetto. Molti amano il caminetto. Mi fa ricordare tante cose del passato. Avevamo un caminetto a casa, ed era bello stare vicino al caminetto, a riscaldarsi vicino al fuoco ed erano momenti di comunione, momenti di. Di conversazione dove la famiglia si riuniva intorno al caminetto. Ecco perché la famiglia è considerata il focolare domestico e, ed è bello, quindi, vedere la luce tremolante del fuoco, il crepitio del, del fuoco, l'odore della legna che brucia, il caldo che si può provare anche in un momento di, di freddo. Bene, leggendo la Scrittura scopro che anche Dio ama il camino. Anche Dio ama il fuoco. Ha sempre avuto i suoi camini. Ha sempre avuto dei focolai. Ha acceso dei focolai. Pensate al pruno ardente. Dio ama rivelarsi dove la legna brucia. Dove c'è la fiamma, dove c'è il fuoco, poi scopriremo anche perché. E quindi Mosè venne attratto da questa fiamma, da questo fuoco acceso, da questa legna che stranamente rispetto ad altra legna non bruciava, anche se si trattava di rovi in realtà, avrebbe dovuto fare una fiammata e diventare cenere, ma non bruciava. Dio si rivela, Dio parla a Mosè attraverso quel fuoco. Mosè riceve una chiamata e diviene quindi il liberatore del popolo di Israele. Da quel, da quel focolare inizia un'opera, un'opera straordinaria, un'opera di liberazione di Dio, inizia un'opera potente del Signore e tutti conosciamo come Dio con mano potente trasse fuori il suo popolo dalla schiavitù in, in eh, Egitto. Un altro focolare che eh, piaceva al Signore, che piace al Signore, non piaceva, piace al Signore, è proprio l'altare di bronzo del tabernacolo. C'era sempre questo altare dei sacrifici, l'altare di bronzo che continuamente bruciava alla gloria di Dio e continuamente sacrifici venivano offerti su quell'altare per innalzare il nome del Signore. E molta gente, offrendo e accostandosi a quell'altare, si sentiva perdonata, vedeva il proprio peccato coperto e si sentivano rincuorati. Dopo aver offerto al Signore, riprendevano il cammino con serenità perché erano soddisfatti di aver onorato Dio, di aver adorato il Signore, Dio si rivelava al loro cuore anche attraverso l'altare di bronzo del tabernacolo e del tempio, poi successivamente anche del tempio che consacra il Signore Salomone di cui abbiamo letto stasera. Mi viene in mente il fuoco che scese dal cielo su un altro altare, l'altare che restaurò Elia quando sfidò i profeti di Baal. E i profeti di Baal pregarono che scendesse fuoco dal cielo, ma il fuoco non scese dal cielo, ma quando Elia pregò, con poche parole, parole di fede, non per manifestare la sua grandezza, non per manifestare le sue capacità, ma affinché si riconoscesse che c'è un Dio in Israele, il fuoco scese dal cielo. Dio prese piacere in quella legna, mandò il suo fuoco. E quel fuoco bruciò e quel giorno molti si inchinarono dinanzi al Signore gridando Il Signore è Dio, il Signore è Dio. E da quel giorno in poi cominciarono a seguire il Signore. Attraverso il fuoco Dio si rivela, attraverso il fuoco Dio parla, attraverso il fuoco Dio incoraggia, attraverso il fuoco avvengono delle conversioni, tant'è che, come dicevamo prima, si inchinarono per dire: Il Signore è Dio, come avvenne anche nel testo che abbiamo letto. Si inchinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento, adorarono il Signore e celebrarono il Signore, dicendo: Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la Sua bontà dura in eterno. Gli unici camini che Dio ha oggi in tutto il mondo sono i nostri cuori. Egli ha voluto accendere un fuoco nel nostro cuore. Egli ha scelto la nostra vita, ha scelto il nostro cuore come sua dimora. Ed Egli ha voluto accendere un fuoco in ciascuno di noi, perché siamo il popolo di Dio e siamo chiamati ad essere ripieni dello Spirito Santo. Voi riceverete potenza, disse Gesù, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E quei discepoli videro il fuoco di Dio scendere dall'alto e posarsi sopra ciascuno di essi. E questa è l'immagine che abbiamo dinnanzi. Quel fuoco scese nel Tempio, la gloria di Dio scese nel Tempio ed era talmente speciale, straordinaria, che neanche i sacerdoti potevano entrare, era talmente ripieno della gloria del Signore, che impediva anche ai sacerdoti di entrare. E il Signore vuole che il mio cuore e il tuo cuore sia così ripieno della sua gloria, che i nostri cuori siano ripieni del fuoco dello Spirito di Dio, perché dove c'è il fuoco c'è la presenza del Signore. Dove c'è il fuoco c'è la manifestazione della gloria di Dio e Dio vuole manifestarsi nella vita di ognuno di noi. E vedete che non c'è nulla di più scoraggiante di un credente che sia tiepido, che sia indifferente, che sia sonnolento o che sia freddo dinanzi alla presenza del Signore. Dio desidera che ogni suo vero figliuolo sia fervente nello spirito, che ogni suo figliuolo sia ripieno della sua gloria. Dio desidera che ogni suo figliolo realizzi la potenza, la forza e il calore del fuoco dello Spirito Santo nella propria vita. Quando una chiesa perde il suo fervore per Cristo, cessa addirittura di essere testimone di Cristo, cessa di essere un organismo vivente, e addirittura diviene un'organizzazione umana, ma non vi è più la presenza, non vi è più il calore. Non vi è più la potenza, non vi è più il fuoco dello Spirito di Dio, non vi è più la gloria di Dio e non è più testimone di Cristo. È come il sale che diventa insipido ed è come la luce che viene nascosta, non serve assolutamente a nulla. Dio ci chiama ad essere ferventi e ad essere ripieni dello Spirito Santo. Quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo. E consumò l'olocausto e i sacrifici. Non abbiamo olocausti e sacrifici da presentare al Signore, da offrire al Signore, ma Dio ci chiede di offrirgli il nostro cuore. Figlio mio, dammi il tuo cuore. È la nostra vita che dobbiamo consacrare al Signore, e il nostro cuore ha bisogno, per essere accettato da Dio, di vedere il fuoco di Dio. Rileggo: Quando ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo consumò l'olocausto e i sacrifici. E il fuoco di Dio che consuma la nostra vita, immaginiamo la nostra vita che viene consumata lentamente, ma non per cose inutili, viene consumata dal fuoco di Dio e viene consumata perché consacrata al Signore. La vita si consuma, la nostra vita si consuma e alcuni vedono consumare la propria vita e guardandosi indietro dicono ma che cosa abbiamo fatto di buono o che cosa abbiamo fatto per il Signore? Ma alcuni altri vedono la loro vita consumarsi ma consumarsi per il Signore perché la vita è consacrata al Signore, gloria a Dio. E allora eh, quando viene a mancare il fuoco di Dio nel cuore, che arde e che consuma la nostra vita, per lui viene a mancare la forza spirituale per operare per il Signore, per essere attivi nell'opera di Dio e allora ecco che l'uomo ricorre anche a metodiche terrene, a metodiche materiali, espedienti umani per trovare o per trasmettere benedizione, ma non vi sarà mai più la vera benedizione perché la vera benedizione è quella che viene dal cielo e se vogliamo dire stasera Signore manda il tuo fuoco nella nostra vita come il tempio come il tabernacolo era ripieno della tua gloria e il fuoco scese dal cielo così la nostra vita il nostro cuore che è il vero tempio di Dio quella era un'immagine oggi la chiesa e il nostro cuore è il vero Tempio di Dio, ed è nel nostro cuore che deve ardere il fuoco dello Spirito Santo, e nel nostro cuore che deve, essere, deve esserci la gloria del Signore. Vogliamo essere riconoscenti a Dio, quindi, per quest'opera che ha voluto iniziare nella nostra vita. Vogliamo essergli riconoscenti e offrirgli un culto che gli sia gradito. E il culto che gli è gradito non è il culto formare il culto freddo di un uomo che non ha la sua gloria e il fuoco dello Spirito Santo, ma voglia essere un culto gradito a Dio perché offerto con riverenza, offerto con timore, offerto nella pienezza la virtù e la guida dello Spirito del Signore. Accostiamoci al Signore con riverenza e con timore perché la parola ci insegna in ebrei che il nostro Dio, egli stesso, è anche un fuoco consumante. E quando leggiamo che il fuoco scese dal cielo, è Dio stesso che scese in quel luogo, è Dio stesso che scese nel Tempio, perché il nostro Dio è anche un fuoco, e dice la parola, un fuoco consumante. E lasciatemi dire che essendo egli stesso un fuoco che arde, un fuoco che brucia, desidera vedere la sua Chiesa infuocata dallo Spirito del Signore, dalla sua divina presenza, dalla sua potenza. Non trascuriamo l'opera dello Spirito Santo, non trascuriamo la persona dello Spirito Santo. Ma vogliamo invocare il nome del Signore affinché continua a riempire ciascuno dello Spirito Suo, affinché ogni cuore sia un cammino che arda per la gloria di Dio e la Chiesa intera possa essere come un altare di consacrazione dove Dio prende piacere e dove Egli è presente con il fuoco dello Spirito Suo. Il fuoco consuma. Abbiamo letto che Dio stesso è un fuoco consumante e se Egli utilizza questa immagine, l'immagine del fuoco, eh, allora dobbiamo considerare un po' il fuoco sommariamente, non approfondiamo, ma qualche considerazione la dobbiamo fare. Partiamo proprio dal fatto che il fuoco consuma, e questo è fondamentale, vuol dire che brucia applicandolo alla nostra vita a questo fuoco che vuole ardere continuamente nella vita del credente, come il fuoco che ardeva nel tempio continuamente senza mai spegnersi, doveva essere alimentato continuamente, così deve essere alimentato continuamente, perché nel nostro caso il fuoco brucia tutto ciò che è peccaminoso, tutto ciò che è male, tutto ciò che è superfluo, tutto ciò che è inutile nella nostra vita, tutto ciò che non rappresenta il grano, ma tutto ciò che rappresenta stoppie, che rappresenta pula, tutto ciò che, che rappresenta la zizzania, tutto ciò che può essere male e peccato nella nostra vita, se il Signore è presente e arde nel cuore, quotidianamente Egli ci purifica, perché quotidianamente Egli consuma tutto ciò che a Lui non piace purificando il nostro cuore. E quindi il fuoco purifica, vuol dire che ci rende puliti, vuol dire che ci rende santi dinanzi al cospetto del Signore e abbiamo bisogno che questo fuoco si manifesti quotidianamente nella nostra vita perché ogni giorno abbiamo bisogno di essere purificati dinanzi a Dio, ogni giorno vogliamo presentarci dinanzi a Lui alzando mani pure. E come possiamo alzare queste mani pure perché siamo impuri, perché siamo peccatori? Possiamo alzare le nostre mani pure ed entrare nel suo tempio santo perché la presenza di Dio e lo Spirito suo santo come fuoco consumante e purificante purifica i nostri cuori e ci rende degni di stare nella sua presenza. Non ti puoi presentare dinanzi a Dio con le tue bravure? Non ti puoi presentare dinanzi a Dio con i tuoi meriti, nessuno di noi ha meriti, ma possiamo presentarci dinanzi a Dio che è puro soltanto se quotidianamente siamo purificati dal fuoco dello Spirito Santo, dal fuoco della Sua presenza nella nostra vita. Quanto abbiamo bisogno di realizzare a pieno la presenza di Dio purificante in ciascuno di noi? Gloria al Signore! È un fuoco che. Il fuoco generalmente prepara, uso questo termine ma mi spiego, un po' come il fuoco che viene utilizzato per preparare i cibi. Il cibo che mangiamo viene preparato sul fuoco e il fuoco che compie un'azione quindi di trasformazione, di maturità se vogliamo perché rende piacevole, gustoso quel cibo e questo fuoco che arde nella vita di ciascuno di noi, allo stesso modo prepara, rende piacevoli e rende gustosi ciascuno di noi al cospetto del Signore. E ci rende piacevoli anche gli uni agli altri. Se qualcun altro ha di che dire, di te o di me, vuol dire che il gusto non è buono, probabilmente c'è bisogno di, di maggiore cottura, c'è bisogno di stare alla presenza del fuoco dello Spirito di Dio. Ed è proprio il fuoco dello Spirito di Dio che ci rende amabili, ci rende piacevoli gli uni agli altri e abbiamo la gioia di conversare e di godere la comunione fraterna. Grazie all'azione del fuoco. Il fuoco ci incoraggia pure. La presenza di Dio incoraggia la nostra vita. Vi sono delle cose associate al fuoco: quando, mi viene in mente quando si fa il tifo allo stadio, o in altre circostanze dove vi sono delle folle che debbono sostenere, dice, la folla infuocata, eh? oppure lo stadio infuocato. Vuol dire che il fuoco di tante persone incoraggia chi sta correndo nello stadio, chi sta eh, portando a termine la sua gara e viene incoraggiato da questo fuoco di incoraggiamento. E allora quando siamo catturati nella, che so, nella disperazione, nello scoraggiamento, eh, il Signore con la sua presenza, lasciatemi dire, fa il tifo per noi ci incoraggia, ci sprona alla vittoria. Egli è come una presenza infuocata che sostiene la nostra vita e ci permette di rialzarci, ci permette di incoraggiarci, ci permette di riprendere il cammino e anche se le forze sono venute meno, per la potenza dello Spirito Santo possiamo continuare. E a volte è assolutamente difficile, ma la parola ci ricorda. Che Dio è onnipotente e tutti coloro che si affidano a Lui ricevono nuove forze, camminano e non si stancano, corrono e non si affaticano. Addirittura, anche se stanchi, si alzano in volo come le aquile. Questa è promessa del Signore eh? e questa è azione che compie la presenza di Dio che come fuoco agisce nella nostra vita. Il fuoco scese in quel luogo il fuoco scenda nella vita di ciascuno di noi, anche per ammorbidire, per trasformare il nostro carattere, perché il fuoco ammorbidisce anche gli elementi più duri, pensate al ferro che viene messo nella forgia e quindi infuocato diventa tenero, diventa malleabile e il fabbro senza faticare molto può trasformare, può modellare quel ferro e proprio come il vasaio produce un vaso a suo piacimento, anche il Signore come fuoco che arde nella nostra vita ammorbidisce il carattere, ammorbidisce la nostra vita, il nostro cuore, perché il peccatore si pente dinanzi a Lui ed Egli ci trasforma e ci rende piacevoli a Lui, ci trasforma alla Sua gloria. E vogliamo dire, Signore, manda il tuo fuoco, perché abbiamo bisogno di essere modellati. Non è con il nostro impegno, eh, con, con le nostre capacità che possiamo cambiare il carattere, cambiare la nostra vita, ma è quando ci eh, sottomettiamo all'azione del fuoco dello Spirito Santo che ammorbidisce il nostro cuore i nostri pensieri e li rende soggetti alla sua volontà e ci trasforma alla sua gloria. Sì, il fuoco quindi fonde anche e trasforma. Da un pezzo di metallo si può trarre un'opera meravigliosa perché è stato trattato, è stato fuso ed è stato trasformato dal fuoco. Da un pezzo di metallo si trae un'opera d'arte. Pensate all'opera d'arte che, che Dio sta facendo nella vita di ciascuno di noi. E allora abbiamo bisogno di dire, non Signore spegni il fuoco, ma fa che il fuoco continui a bruciare, perché vogliamo essere trasformati, vogliamo divenire un'opera d'arte nelle mani del Signore. Vogliamo essere ammirati, ammirati non per prenderci la gloria, ammirati affinché altri possano dire, ma chi è che ha fatto questa opera d'arte? E noi possiamo dire, è il Signore perché ero un peccatore, ero un bestemmiatore, ero un oltraggiatore, ero, ero un delinquente. Il Signore ha cambiato la mia vita, il Signore ha fatto questa opera bella nel mio cuore, grazie al fuoco. Ma lasciatemi dire che il fuoco ci unisce pure, come nell'unione di metalli, avete mai visto la saldatura? È il fuoco, è con il fuoco che si scioglie il metallo e si uniscono. E unendo dei metalli... Ecco, si possono fare anche delle cose straordinarie, ma io penso allo Spirito Santo e alla presenza del Signore che unisce ciascuno di noi, che lega la Chiesa in un unico corpo. Siamo differenti membra, ma è il fuoco dello Spirito Santo che ci lega in un unico corpo, ci fonde in un unico corpo. Siamo il corpo di Cristo Gesù il Signore. E allora se questo avviene per la virtù del fuoco, Signore brucia nel mio cuore. Fa che anch'io sia un fuoco acceso per la tua gloria, gloria al Signore. Concludo, ci sarebbe tanto da dire, ma concludo semplicemente dicendo che il fuoco abilita, ci dà capacità. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni. E gente di poca istruzione, ripiena dello Spirito Santo, sono stati testimoni di Cristo, hanno affrontato grandi difficoltà, anche persecuzioni, ma hanno messo il mondo sottosopra, predicando l'Evangelo dappertutto, affrontando ogni difficoltà, gloria al Signore. Bene, una chiesa ripiena dello Spirito Santo, un credente ripieno dello Spirito Santo. Una chiesa ripiena della gloria di Dio, una chiesa dove c'è il fuoco dello Spirito di Dio, una chiesa infocata è una chiesa che prega, è una chiesa che adora, è una chiesa che serve, una chiesa che evangelizza, è una chiesa che vede la necessità e il valore di cercare Dio, di pregare Dio con tutto il cuore, ed è una chiesa che sa che se prega Dio con tutto il cuore ne ottiene anche la ricompensa. E' lo Spirito di Dio che ci induce ad invocare il nome del Signore, a cercare il Signore, a cercarlo con efficacia, a cercarlo con fervore. E laddove non c'è il desiderio, non c'è la volontà di pregare, vi chiedo di invocare il nome del Signore affinché accenda il suo fuoco nella vostra vita. Perché senza la presenza di Dio e il fuoco dello Spirito Santo non c'è neanche il desiderio di pregare, ma è proprio una chiesa che è ripiena dello Spirito di Dio, che vede e riconosce il valore di cercare Dio, il valore di adorare Dio con tutto il cuore e di ottenerne la ricompensa, perché Dio ricompensa. Siamo d'accordo? Dio ricompensa quelli che lo cercano, perché la ricompensa è promessa dal Signore. È scritto in Matteo 6, ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. È un riferimento al digiuno e alla preghiera, naturalmente, non per farsi vedere dagli altri, tant'è che digiungiti il capo e eh, lavati il viso, che nessuno si accorga, è una faccenda tra me e il Signore. Sono io che debbo ardere nella presenza del Signore. E allora il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Gloria a Dio. Stai nella presenza del Signore, invoca il nome del Signore, adora il Signore, prega il Signore, dimora nella sua presenza perché Egli te ne darà la ricompensa. Gloria al Signore. Qualche esempio dalla scrittura. Mosè, Mosè quando stette nella presenza del Signore, quando ricevette i dieci comandamenti, Ascoltate cosa dice in Esodo 34 e Mosè rimase lì con il Signore 40 giorni e 40 notti. E io voglio sottolineare questo, voglio ritornare e rileggere Mosè rimase lì, lì con il Signore 40 giorni e 40 notti. Perdonatemi se lo ripeto. È importante, Mosè rimase lì con il Signore 40 giorni e 40 notti, nella presenza del Signore. E il Signore scrisse sulle tavole le parole del patto, i dieci comandamenti. Mosè tornò indietro e tornò al popolo ed è tornato a tutti noi con una ricompensa gloriosa: i dieci comandamenti, la parola di Dio, la legge del Signore, che è stata e è e sarà una benedizione per tutto il popolo del Signore. Grazie a un uomo che è stato lì, nella presenza del Signore, 40 giorni e 40 notti. Gloria al Signore. Sì, il fuoco ci porta nella presenza di Dio, ci fa capire l'importanza della preghiera. Ricorderete Elia che ricevette forza dal Signore dice la parola, si alzò, mangiò, beve, per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Oreb, il monte di Dio. Ezechia, che si ammalò di una malattia che lo avrebbe condotto a morte, e quando Ezechia prese di questa malattia, voltò la faccia verso il muro e cominciò a gridare al Signore, cominciò a pregare. Cominciò a versare lacrime dinanzi a Dio, è scritto così nella parola. In quei giorni Ezechia si ammalò gravemente. E il profeta Isaia, figlio di Amos, si recò da lui e gli parlò. Egli gli disse: Dice il Signore, disponi riguardo alle cose della tua casa, perché morirai e non guarirai. Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore. Ed egli disse: Signore, Ricordati che ho passato la vita dinanzi a te con fedeltà e con cuore sincero e ho compiuto ciò che era aggredito ai tuoi occhi. Ezechia pianse molto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia. Vai e riferisci a Ezechia: Dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre, ho ascoltato la tua preghiera. Ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò alla tua vita. 15 anni, gloria al Signore. E sì, quando c'è il fuoco dello Spirito di Dio nel cuore, quando c'è la presenza del Signore nel cuore, ci fa capire l'importanza della preghiera, ci fa capire il valore di invocare il nome del Signore in ogni circostanza e ci fa comprendere che se andiamo ai Suoi piedi e dimoriamo nella Sua presenza, Egli ci dà la ricompensa. Egli risponde alla nostra preghiera, Egli manifesta la sua gloria nella nostra vita e accadranno cose straordinarie e meravigliose. Voglio incoraggiare ogni fratello, ogni sorella stasera a stare lì, nella presenza del Signore, lì dove c'è il fuoco di Dio, lì dove la tua vita può essere trasformata, dove la tua vita può essere cambiata. Lì dove il Signore può fare delle cose grandi e manifestare la sua gloria nella tua vita. Cosa accadde, leggendo nel testo che abbiamo letto all'inizio, cosa accadde dopo che la gloria del Signore riempì la casa, dopo che il fuoco scese dal cielo? Leggiamo al verso 3 che tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla casa. E si chinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento, lodarono il Signore dicendo celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. E la gloria del Signore è il fuoco dello Spirito di Dio che ci fa chinare con la faccia a terra, che ci fa piegare dinanzi al Signore, perché lo Spirito Santo che ci ricorda chi è Dio e chi siamo noi, è lo Spirito Santo che ci conduce a prostrarci sul pavimento, dice qui la parola, sul pavimento, è lo Spirito Santo che ci porta a riconoscere che noi siamo nulla e che il Signore è tutto nella nostra vita. Gloria al Signore. Quando non c'è il fuoco che arde nel cuore e quando non c'è la gloria di Dio, restiamo altezzosamente in piedi, spiritualmente parlando, in piedi, non sentiamo il bisogno di umiliarci dinanzi al Signore, ma quando abbiamo a che fare veramente con la Sua presenza, la Sua presenza ci fa chinare dinanzi a Lui per lodare il nome del Signore. E tutti lodavano il Signore dicendo celebrate il Signore perché Egli è buono e perché la Sua bontà dura in eterno. Gloria a Dio. Chi non ha ancora sperimentato che il Signore è buono e che la sua bontà dura in eterno, noi vogliamo pregare per questi cari con tutto il nostro cuore affinché il fuoco dal cielo possa scendere, affinché la gloria di Dio sia manifestata e che ciascuno possa riconoscere che Gesù Cristo è il Signore e ciascuno possa dire celebrate il Signore perché Egli è buono e perché la sua bontà dura in eterno. Poi ci furono dei festeggiamenti, vennero offerti dei sacrifici, migliaia di bestie vennero offerte alla gloria del Signore e alla conclusione di questa festa, il ventitreesimo giorno del settimo mese, Salomone rimandò alle sue tende il popolo, seguite cosa dice, rimandò alle sue tende il popolo allegro e con il cuore contento per il bene che il Signore aveva fatto a Davide, a Salomone e a Israele, suo popolo. Gloria al Signore. Quando scende il fuoco dal cielo, quando scende la gloria di Dio, quando come tempio dello Spirito Santo siamo ripieni della gloria del Signore, torniamo a casa allegri, con il cuore contento per il bene che il Signore ha fatto. E anche stasera vogliamo tornare a casa allegri con il cuore contento perché il Signore ci sta facendo del bene, ci sta riscaldando, ci sta ammorbidendo, ci sta fondendo, ci sta purificando, eh? sta facendo delle opere belle nella nostra vita. Possiamo tornare a casa glorificando il nome del Signore, allegri e con il cuore contento. Addiosi a Dio sia tutta la lode e la gloria, ora e in eterno. Amen. Inginocchiamoci insieme e apriamo il cuore per adorare il Signore, per benedire il Suo nome e per ringraziarlo stasera. Gloria al Signore. Gloria a Dio. E ciascuno dica, Signore, accendi un fuoco dentro di me. Signore, infiamma il mio cuore per te. Gloria a Dio. Vogliamo mettere la legna dell'ubbidienza, vogliamo mettere la legna della fede, la legna della consacrazione la legna dell'umiltà, vogliamo alimentare il nostro cuore perché il nostro cuore è il tempio di Dio e nel tempio di Dio c'è il fuoco della presenza di Dio, nel tempio di Dio c'è la gloria di Dio, altrimenti non è tempio di Dio, gloria al Signore, fratello, sorella, chiunque è freddo e indifferente stasera. Apri il cuore dinanzi al Signore, perché Dio ascolta la tua preghiera. Stai lì nella presenza di Dio e digli, Signore, accendi un fuoco nella mia vita.